Sangro ha ospitato dal 21 al 23 giugno per il Simplay Festival gli appassionati di pesca a mosca di tutto il mondo, quest'anno alla sua 16ª edizione. Un appuntamento unico nel suo genere, organizzato dalla Scuola Italiana di Pesca a Mosca, riservato ai pescatori esperti ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questa pratica sportiva. Questo 16° Simplay Festival è un percorso che è iniziato nel 2004, dove abbiamo voluto fortemente, insieme all'amministrazione comunale di Castel di Sangro, fare una manifestazione internazionale e quindi una festa della pesca a mosca internazionale. Abbiamo portato a Castel di Sangro in questi 16 anni pescatori a mosca provenienti dai 5 continenti, dall'Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, tutto il Nord America, il Nord Europa, e abbiamo realizzato un progetto che è quello di diffondere la pesca a mosca, ma soprattutto i principi etici della pesca a mosca. Il contesto in cui si svolge il Simplay Festival è unico al mondo, in quanto è in un convento del 400 con degli affreschi sulle pareti risalenti al 700, e gli ospiti americani che sono venuti a Castel di Sangro hanno apprezzato il sapore della cultura italiana. Quindi la pesca a mosca è un'attività che veniva svolta in questo territorio da centinaia di anni, e abbiamo voluto rivitalizzare quello che è un volano economico che la pesca a mosca può rappresentare nei territori montani e nei territori interni dell'Abruzzo. Perché il turismo di pesca, che è composto da persone che sono amanti della natura e amanti dell'ambiente fluviale, apprezzano l'ambiente integro, il fiume pulito, e la pesca è un accessorio, nel senso che c'è un movimento turistico alle spalle che in alcuni stati è molto sviluppato. Oggi abbiamo con noi un rappresentante dell'ente turismo della Danimarca, dove promuovono la tutela della trota di mare e promuovono la tutela del salmone atlantico. Quindi la pesca a mosca è un fatto culturale, un movimento culturale, un movimento ecologista. La partecipazione degli appassionati di pesca a mosca è sempre crescente, perché la pesca a mosca rappresenta il top dell'attività di pesca, e la cattura non è essenziale, perché il pesce lo si rimette in acqua senza creargli danni. Ma per pescare a mosca bisogna conoscere anche l'ambiente fluviale, quelli che sono gli insetti acquatici che vivono nelle nostre acque, che sono poi i depuratori naturali nelle nostre acque. Quindi il fiume va tutelato, perché ha un potere autorigenerante, un potere autodepurante, che è fatto dagli insetti che vivono nel fiume. La caratteristica principale è che ogni anno si aggiunge qualcosa. Quest'anno abbiamo fondato la sezione Tenkara della pesca a mosca, della Scuola Italiana di Pesca a Mosca, che la Tenkara è una tecnica giapponese, ma è una tecnica anche locale, è una tecnica che risale a centinaia di anni in questa vallata, perché si pescava con lo scuriazzo, e che è di una semplicità estrema: è una canna in bambù con un filo e legate 4 mosche, che sono realizzate con le piume di gallina prese nel pollaio. Quindi una tecnica molto semplice, che in Giappone è diventato un fatto culturale. La stessa tecnica che abbiamo in Valsesia, con la cosiddetta valsesiana. Quindi la culla della pesca a mosca non è anglosassone, ma è italiana, e dobbiamo rivitalizzare questo fenomeno culturale. Quest'anno sono arrivati in tantissimi per condividere le loro conoscenze e competenze e pescare sulle sponde del fiume Sangro. Hi, I'm Linda Bichand, I'm from Seattle, Washington. Mi chiamo Linda Bashan e vengo da Seattle, nello stato di Washington, dove abbiamo un club in cui realizziamo varie esche artificiali. Ora sto provando a creare una classica esca, ma realizzo anche mosche artistiche. Sto partecipando a molti eventi internazionali ed è un onore essere qui a Castel di Sangro, un posto magnifico con un'accoglienza unica. È divertente condividere con tutti gli altri le tradizioni della pesca a mosca e la creatività ad esso annessa. My name is Ari Hart and I come from Holland and I'm a designer. Design special reels
Vengo dall'Olanda e sono un designer di mulinelli da pesca a mosca. Voglio spiegarvi cosa significa. Mulinelli leggerissimi, completa risposta di trazione, gira molto bene e la bobina è completamente intercambiabile. Può reggere fino a 6 lenze insieme, li realizzo in diverse dimensioni. Questo è un nuovo modello fatto esclusivamente per l'Italia. So you move it in, you turn it, push it back. And they have to compete. This is for a capacity 5 or 6 line. Tre giorni all'ombra dell'ex convento quattrocentesco della Maddalena, in cui si sono alternati dimostrazioni di esperti in tecniche di lancio giapponese Tenkara e TS Sim, detta anche TLT, laboratori di costruzioni esche artificiali e di canne di bambù, con gli esperti dell'Italian Bamboo Roadmakers Association e mini corsi di apprendimento sia sul fiume che sul prato. Bambù, che è un elemento naturale che veniva usato comunemente nelle canne prima, insomma, dell'inizio del secolo, poi è stato piano piano dimenticato per l'avvento delle composite in fibra, specialmente in carbonio. Noi che siamo del Libra abbiamo cominciato a riscoprire questa tecnica di costruzione e con taper, quindi con azioni più moderne, riusciamo a costruire delle canne da pesca veramente interessanti e di buone prestazioni. Si inizia da un culmo come questo, bambù che viene dalla Cina, che ha delle particolarità di resistenza e di facilità di spaccarsi parallelamente. Successivamente si realizzano tutti questi strip, spaccandoli semplicemente con un coltello. Dopodiché si passa al trattamento dei nodi, perché i nodi sono in rilievo, vengono con la morsa e col calore vengono spianati. Dopo, la fase successiva, vengono costruiti dei stelli triangolari, esagonali e equilateri, 6 per ciascuna sezione, in modo che composto possano dare un esagono, una canna esagonale, no? Con questo attrezzo, che è la planing form finale, che è registrabile, possiamo dare la conicità che vogliamo. Una volta ottenuti gli stelli con il loro profilo, vengono incollati con colle che oggi sono molto più moderne di quelle che usavano i nostri avi, e a questo punto il grezzo è fatto. Dopo viene montato i vari accessori per ottenere una canna di quel tipo là, che sono, insomma, abbastanza delle opere d'arte. Per fare una canna così ci vogliono dalle 80 alle 100 ore di lavoro, tutto manuale, quindi, insomma, è una bella cosa. Un evento esclusivo che rispetta l'ambiente e si propone di tutelare l'ecosistema del corso d'acqua. Nella pesca a mosca, infatti, si usa rilanciare il pesce dopo la cattura per non recare un danno alla biodiversità acquatica. Ma innanzitutto che è un'eccellenza abruzzese che merita di essere ancora più valorizzata, anche perché racchiude valori che vanno sì dalla passione sportiva al tempo libero, ma soprattutto anche un approccio culturale, soprattutto come questa scuola italiana di pesca a mosca realizza e approccia questo tipo di iniziativa. Tra l'altro è una vera e propria passione che rispetta l'ambiente, che crea anche movimento turistico. Veramente un'eccellenza poco conosciuta, che ha una frequentazione internazionale nel vero senso del termine, sia dal punto di vista degli appassionati che vengono a verificare, tutti anche i vari, chiamiamoli artigiani, produttori delle esche, delle canne e di tutti i materiali che servono per questa passione che è poi a puro contatto con la natura. Quindi veramente complimenti all'Avvocato Galizia, all'Associazione Pesca a Mosca, al Comune di Castel di Sangro. Ricordiamolo, Castel di Sangro è la patria, ma forse anche a livello italiano, della pesca a mosca, e sicuramente
ci stiamo già adoperando per la costruzione di pacchetti turistici in questo ambito. È ormai un riferimento vero e proprio, l'avvocato Galizia ricordava appunto il fatto che vengono qui ogni anno appassionati di 5 nazioni e 5 continenti diversi, dall'Australia all'America del Nord, qui a Castel di Sangro, a verificare, a fare questo momento anche di studio, di conoscenza di tutte queste particolarità tecniche di questo sport, di questa passione, anche da parte dell'assessore Mauro Febbo e della Giunta e del Dipartimento. Oggi parte una sinergia maggiore sia nella valorizzazione di questo aspetto e che appunto anche in collaborazione con i soggetti di governance della nostra regione per costruire pacchetti turistici. Partecipanti anche Barry Orr Clark, inglese trapiantato in Norvegia, che sta lavorando ad una pubblicazione fotografica per appassionati di pesca a mosca con consigli su questo tipo di sport. Ogni immagine sarà accompagnata da un QR code che porterà ad un corrispondente video su YouTube, in cui l'autore guiderà l'utente nella realizzazione dell'esca. In Italia il libro sarà pubblicato a settembre. We're at the Sim Festival, the Sim Fly Festival in Castel di Sangro. It's a great meeting of international fly tyers, some of the best in the world. Siamo al Sim Festival a Castel di Sangro, è un importante ritrovo dei migliori produttori di esche artificiali al mondo. Siamo come una bella famiglia e ci ritroviamo ogni anno in questa piccola località dove passiamo un piacevole momento. Come potete vedere, ognuno sta mostrando le proprie competenze, italiani, olandesi, inglesi, norvegesi, siamo tutti qui per questo festival ogni anno. And we love this festival every single year. Il festival, realizzato in collaborazione con il Comune, l'Associazione Sportiva Sangro e l'Archeo Club di Castel di Sangro, costituisce il momento conclusivo di un corso di approfondimento di pesca per aspiranti istruttori, ma è anche un'occasione importante per promuovere i luoghi del turismo fluviale. Sì, è già un successo, conferma oramai questa tradizione ultradecennale. E si qualifica sempre di più, attira attenzioni importanti, attira attenzioni del mondo più qualificato della pesca a mosca e si declina sempre per essere, diciamo, quello che è un settore strategico per la nostra città, per il nostro territorio. Noi siamo davvero grati soprattutto all'organizzazione, in primis a Osvaldo Galizia, perché insomma continua con la costanza, con la caparbietà che lo contraddistingue, a svolgere questa azione promozionale. E soprattutto un modello organizzativo davvero di eccellenza. La validità ovviamente dell'iniziativa e soprattutto l'organizzazione dell'evento far sì che insomma questi diciamo, partecipanti che davvero arrivano da ogni angolo del mondo si precipitano a partecipare qui a questo evento. È sicuramente una strategia vincente, perché proprio le nostre acque, il nostro ambiente viene sempre di più apprezzato e soprattutto viene sottolineato il pregio ambientale. È una cosa che a noi pian piano ci sta convincendo sempre di più, diciamo, della opportunità di puntare su questa strategia. È un po' un pensiero che noi abbiamo da tempo, sin da quando abbiamo lanciato l'iniziativa del Fly Festival, soprattutto la pesca a mosca, però negli ultimi anni abbiamo capito che probabilmente potremo allargare questo scenario coinvolgendo ancora di più i comuni del territorio, perché si possa diciamo, determinare un flusso, un fenomeno ancora più ampio di questo che abbiamo in questi giorni. Possiamo parlare di una tradizione sicuramente che insomma, è lontana davvero nei secoli nella nostra città. La pesca era un modo anche di sostentamento delle nostre popolazioni. Poi si è tramutato in quello che è insomma, un modello diciamo, sportivo, un modello sicuramente turistico e senz'altro insomma, un'identità sulla quale noi ovviamente stiamo costruendo un percorso di sviluppo e stiamo sempre di più attenzionando questo settore, perché proprio l'originalità di questi luoghi, non solo la qualità architettonica ovviamente di questo ambiente che ci ospita, ma anche e soprattutto la qualità ambientale. Abbiamo da ultimo realizzato il ponte sul fiume Sangro, che mette in maggiore evidenza le bellezze del fiume Sangro e le bellezze dei nostri fiumi.